Sarebbe riduttivo definire atteso Youth, la giovinezza, il nuovo film di Paolo Sorrentino. Dopo La grande bellezza, dopo il risultato con la straordinaria vittoria agli Oscar, questo film davvero lo si aspettava al varco e in qualche modo è, per quanto mi riguarda, un passo avanti nel suo rapporto fra forma e contenuto, nella sua danza in cui in questo caso riesce ancora a rendere più funzionali i suoi movimenti di macchina. La sua forma qui diventa sempre più calda, c'è un'emotività, un calore, un avvicinamento umano, visto anche attraverso l'utilizzo maggiore di campi e controcampi, meno movimenti di macchina, più tentativo di entrare dentro questi personaggi, questi due non giovani, ma giovani dentro, se vogliamo, al massimo, Michael Caine e Harvey Keitel, che rappresentano anche due modi diversi di invecchiare. Da una parte Harvey Keitel, ossessionato regista ancora in attività a quasi 80 anni, che cerca di fare il suo film testamento, probabilmente lo cerca di farlo da molti film, e dall'altra parte invece Michael Caine, che si è ritirato da tempo, direttore d'orchestra celeberrimo, si fa scivolare quello che gli accade intorno. Due modi di affrontare la vita, anche due difficoltà diverse nei confronti dei rapporti con i familiari, perché questa è in qualche modo anche una storia di due anziani che guardano ovviamente al passato, due anziani che cercano di affrontare il presente, come Michael Caine è sempre il presente, magari addirittura il futuro, in cui il passato è nostalgico, un rapporto con una moglie che non c'è più, con un rapporto con dei sensi di colpa legati anche alla figlia Rachel Weisz nel film. E poi in questo posto particolare, un po' clinica e un po' rifugio nelle Alpi svizzere, c'è una ronde di personaggi che piano piano vengono prima abbozzati e poi sempre più costruiti, creando un grande rapporto empatico fra forma e contenuto, fra spettatore e attori e registi. Grande interpretazione, straordinario Michael Caine, con anche Jane Fonda che con un piccolo ruolo, 7, 8, 9 minuti, probabilmente può addirittura aspirare, lei, grande monumento del cinema americano, a una possibile nomination per premi importanti. E tutto il film probabilmente può ambire a tutto questo, perché grazie comunque a un film che è il film più aperto, in qualche modo, di Paolo Sorrentino, in cui il rapporto fra ironia e emozione è più equilibrato. Aperto perché è aperto comunque alla conoscenza dei personaggi, è aperto a dei corpi che in questo caso sempre sono estremi, esposti, ma rappresentano in qualche modo una forma disperata di comunicazione con l'esterno e qui più compiuti rispetto ad altri suoi film. Quindi sicuramente questo Youth, la giovinezza, questo titolo che può apparire paradossale, in realtà è un coerente percorso in cui due anziani cercano questa giovinezza, la guardano con nostalgico passato che non potrà mai più tornare, ma soprattutto la cercano sempre come modo di vivere anche nel presente, anche in futuro, anche a 80 anni, per cercare sempre di affrontare la vita con una positività che forse non gli appartiene.